dal semaforo. È freddo. E ragazzi, mi sono svegliata stamattina e c'erano praticamente solo 12 gradi e adesso è lunedì pomeriggio e ce ne sono più di 40. È il 17 di dicembre, ma questo video è per dirvi: non ho mai vissuto in un paese con un basso tasso di umidità. Questa è la prima volta nella mia vita. Non sono mai stata in un posto dove l'umidità scendesse al di sotto del 50%. E qui l'umidità è veramente molto bassa, oggi è all'incirca al 17% e a volte l'ho vista anche al 10%. So, questo per dirvi, se non siete mai stati in un posto con bassa umidità, se venite dall'Italia, ce l'abbiamo sempre all'incirca sopra il 50, almeno nel nord Italia. So, il mio naso fa male, ok? Mi fa male il naso, continuo a far male la gola. E tutto diventa, tutte le narici diventano completamente secco. È tutto secco qui, tutto secco qua e tutto secco nella gola. Non importa cosa bevete, ok? Questa sensazione di secco e arsura rimane tutto il tempo fino a che l'umidità non si alza. So, e mi lamentavo che poi d'inverno, quando appunto vivo in posti dove fa freddo, c'è meno umidità d'inverno, devo sempre mettermi il chapstick, quindi il labello, perché mie labbra si seccano. Dovete sapere che qua le labbra e la pelle sono un incubo, sono rasoi. Devo continuare a mettermi il, appunto, il chapstick, il labello, in continuazione, più o meno una volta all'ora, se no le mie labbra diventano bruttissime, rosse, infiammate e secchissime. Meteorologico da Melbourne. So, oggi ci sono 42 gradi, 108 se avete Fahrenheit. So, praticamente cosa succede? Non ho mai visto una nazione tanto impanicata per un giorno a 40 gradi, ok? Abbiamo chiuso prima lavoro, tutti chiudevano prima perché abbiamo toccato i 40 gradi. Cosa assurda, allarme meteo, fate attenzione, tutti i mezzi pubblici forse non possono andare, come vedete abbiamo i tram smettono di andare perché i binari si distorgono e hanno problemi anche coi treni, quindi un panico totale. La cosa più interessante è che stamattina c'erano ancora 12 gradi quando mi sono svegliata e quindi praticamente non è che c'è una settimana a 40 gradi, la sera non si va sotto i 30, stasera scenderemo di nuovo sotto i 15, sotto i 15 gradi. Quindi è una cosa assurda, vi giuro. E in più volevo farvi notare, se avete visto il video di prima dove vi dico che non c'è umidità, oggi l'umidità è al 10%, quindi io non ho caldo in questo momento, all'ombra sto benissimo. Si sente tantissimo quando andate al sole, gli UV sono veramente alti. Questo è il mio scontrino e guardate quanto ho salvato, $17.62. Ebbene sì ragazzi, adesso vi faccio vedere. Oh, le mosche che non si... mamma mia. Dentifricio 5,69, $1. Face wash 3,99, $1. Peppermint lip, burro cacao, $1, 5,99. Blistex 5,95, $1. L'unica cosa che ho pagato prezzo pieno è stata purtroppo la baby powder, quindi il talco 2,99. L'Australia a primo impatto può sembrare abbastanza costosa per quanto riguarda i prodotti di igiene personale, come ad esempio shampoo e altre cose, ma ci sono sempre tantissime offerte, quindi non soffermatevi nel primo posto dove andate, immaginate. So, prima di prendere i prodotti qua io sono stata in altri due posti, ok? Questo è il mio terzo che ho visitato, guardavo i prodotti, guardavo dove costava meno e ragazzi non è che sono andata chissà dove, eh? Una qui,
uno è lì e uno è a meno di un blocco di distanza, quindi sono tutti nello stesso blocco. Non è che ho fatto chissà cosa, ma sono andata in un posto dove ho comprato una cosa, nel secondo posto non ho comprato niente e in questo terzo qua ho trovato appunto questo box con tutti i prodotti ad un dollaro. Buongiorno ragazzi, sto andando al lavoro, sono qua al mercato, come vedete, buongiorno. Questo stand di donuts è uno dei più famosi qua al mercato e profuma sempre un sacco al mattino, ma sono sempre chiusi quando passo, a parte il weekend, ma c'è sempre la fila di già. Beh, oggi è un giorno speciale, siamo aperti, apertura speciale prima di Christmas, quindi oggi ho preso finalmente questi donuts da provare, famosissimi, e li porto ai miei colleghi come regalo di Natale. La cosa bella di lavorare nei caffè dei ristoranti è che avete il caffè gratis di prima mattina. Stanchissima, so... lavorando 7 giorni a settimana, come sapete, sono distrutta, specialmente al mattino, quindi... Qui Natale viene d'estate, quindi cosa si fa il giorno di Natale? Beh, di solito si va all'aperto in spiaggia o si fa un picnic come noi. La città di Melbourne offre parchi con barbecue a gas completamente gratuiti che potete utilizzare. E quindi noi, eccoci qua a Natale a fare il picnic. Se è una giornata di sole, da North Melbourne Station potete vedere uno dei tramonti assolutamente più belli e una delle mie stazioni preferite qui a Melbourne, l'adoro. Altra cosa positiva di una città con il tempo pazzo e un sacco di vento è che ci sono sempre un sacco di arcobaleni. Guardate qua quanto è perfetto, un doppio arcobaleno ad arco pieno. Ne ho visti parecchi da quando sono qui, adoro gli arcobaleni. Il 31 dicembre ho lavorato, ma la sera sono riuscita ad andare a vedere i fuochi d'artificio, ce ne sono tantissimi qui a Melbourne. Io sono andata al Flagstaff Garden, che sono tra i più vicini al mio lavoro, DJ gratis e i fuochi erano veramente molto belli. E ciao ragazzi, sono alla stazione dell'autobus, del treno, scusate, non so se mi sentite. Beh, volevo aggiornarvi, so che vi è arrivata la notizia anche in Italia appunto degli incendi qui in Australia. Stavo parlando con la mia coinquilina, è una cosa abbastanza non comune, l'ultima volta che è successo 10 anni fa e adesso, come vedete, indosso la mascherina, so, guardate un po' come il tempo adesso, so, sta migliorando, ma oggi pomeriggio vi voglio fare un po' vedere com'era il cielo. Se mi seguite sapete che non è la prima volta che vivo vicino a un bushfire o che questi tipi di incendi mi succedono nella mia vita di viaggio e tutto il resto, e quindi indosso una mascherina. Questa è una mascherina che è stata fatta da Blue Exia, la ringrazio tantissimo, mi ha mandato 3 mascherine magnifiche e sono mascherine fatte a mano e all'interno si può mettere appunto un filtro, quindi sono perfette per questo tipo di situazione e vi consiglio. Quindi questa mascherina mi è stata utilissima, l'avrete di sicuro in altri miei video o l'avete vista in altri miei video. È un oggetto che vi consiglio di iniziare a considerare di portare con voi quando viaggiate, ragazzi. Non disdegnate una mascherina, può essere sempre utile. Ho avuto la stessa situazione anche in Thailandia quando sono stata ad aprile. L'aria era molto molto inquinata, quindi considerate di portare una mascherina, ma anche solo per volare, per cercare di, se siete malati, di non spargere i vostri batteri ovunque o di cercare di non accumulare troppi batteri quando viaggiate. Quindi vi consiglio una mascherina. So, ragazzi, quando ci sono questi tipi di incendi, la prima cosa che dovete prepararvi quando arriva si chiama AZE in inglese, H-A-Z-I-E, scusate, e praticamente quando arrivano queste ondate dovete prepararvi subito al mal di testa. Di solito arriva un mal di testa molto forte, quindi siete preparati a quello. So, poi
Seconda cosa, gli occhi si asciugano e tutto diventa abbastanza secco, e proprio lo sentite quando respirate che fate molta molta fatica. So oggi qua non era brutto tanto quanto l'anno scorso a Vancouver o in altre situazioni dove sono stata prima d'ora, so quindi sì, io ci sono abbastanza abituata, ma qua per molte persone è la prima volta che hanno vissuto questa appunto ondata di fumo, e quindi niente, guardate che bello il mio coffee cup, sembrato. E ragazzi, nell'ultima ora il cielo è migliorato, guardate qua. E ragazzi, altro aggiornamento sul meteo, che l'estate non esiste qui a Melbourne, è il 6 di gennaio e ci sono 13 gradi, 55 Fahrenheit, se volete saperlo, e fa freddissimo, sono vestita così e sto già ghiacciando. So, altro aggiornamento sugli incendi, niente di particolare, non sono vicini a nessuna città, ok? L'unica cosa che arriva in città è il fumo, e oggi qui difatti a Melbourne va meglio dell'altro giorno, ma comunque c'è il fumo in città e c'è una combinazione tra le nuvole basse e il fumo, e quindi c'è questa nebbia un po' così, guardate. Avevo fatto vedere questa cosa su Instagram, ma ve la rifaccio rivedere. So, al momento, in questo momento in Australia, ho attaccato con le due spine sia la stufetta che il ventilatore. Il tempo cambia così tanto che adesso ho la stufettina accesa, che sono tutta inzuppata. Praticamente un giorno uso il ventilatore e il giorno dopo la stufetta. Ho messo il dito sulla telecamera. Buongiorno, domenica mattina dalla mia fermata dell'autobus. So, mi piace farvi vedere che la mia fermata dell'autobus è davanti a un negozio di specchi, che è una cosa molto terribile se aspettate l'autobus alle 6 del mattino. Ma eccomi qua, aggiornamento del tempo a Melbourne. So, la gente qui a quanto pare pensa che la loro estate sia calda, ma non sanno veramente niente. Vedete, sono qua alla fermata dell'autobus, maglione, sciarpa, pantaloni lunghi, e per questo la gente di Melbourne ti dirà: no, fa caldissimo qua d'estate, ci sono giorni dove raggiunge 40 gradi. Sì, il mio autobus è qui, ragazzi. Bye. Ci vediamo nel prossimo video. Caffè e cappuccini. Ciao ciao!